Questa è la prosecuzione di un'esperienza che l'anno scorso è stata particolarmente fortunata. Speriamo che abbia uguale fortuna quest'anno. La novità è che questo è un corso più di approfondimento. Al termine della scorsa edizione facemmo una riunione con i corsisti. L'anno scorso il corso è stato di carattere più generalista. In questa riunione abbiamo deciso di approfondire ulteriormente alcune tematiche specifiche. Lo apriamo con una sorta di lezione magistrale di Ferdinando Giuliano. Ferdinando Giuliano è un giovane ragazzo napoletano, ha studiato a Oxford, è stato editorialista del Financial Times, ha una trentina d'anni, adesso è editorialista della Repubblica, si è interessato di questione meridionale e verrà a parlarci di alta finanza, diciamo così. Gli altri ospiti invece che tratteranno i temi sono colleghi professionisti che hanno esperienza nel settore e docenti universitari, come Vincenzo Luciani, Marco Galdi, come l'anno scorso, venendo alle prime due lezioni, perché per le prime due lezioni saranno aperte le iscrizioni qui in cartaceo, diciamo così. Ci vediamo il sabato mattina, sono lezioni che durano complessivamente all'incirca 3 ore, ovviamente c'è una congrua pausa, dopo un'ora e mezza, quando ci sono i segni di cedimento, facciamo una mezz'ora di pausa. Bisogna essere interessati, ma questo è un aspetto che abbiamo riscontrato. C'è un grosso interesse. L'anno scorso abbiamo avuto in media 90-100 corsisti per ciascuna lezione, che non mi pare sia un risultato da poco. Noi speriamo che, come l'anno scorso, vengano soprattutto giovani, studenti universitari o neolaureati. C'è stata anche una buona aliquota di dipendenti pubblici che sono venuti qui a fare un po' di quell'aggiornamento che magari l'amministrazione non gli dà.